Agromafia e difficoltà di accesso al credito per le imprese del settore agroalimentare. Se ne è parlato martedì 4 agosto ad Avetrana, nel fortilizio Il Torrione, in una tavola rotonda organizzata da CIA Agricoltori Italiani della Puglia, Area Due Mari, Taranto Brindisi e Confindustria Taranto. Partner dell'iniziativa sono stati Camera di Commercio di Taranto, BCC Avetrana e il Comune di Avetrana. I temi introdotti dai saluti del sindaco di Avetrana Antonio Minò, del componente di giunta della Camera di Commercio Luca Lazzaro, del presidente Area Due Mari della CIA Pietro De Padova e del vicepresidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma sono stati affrontati e sviscerati da ospiti illustri: Beatrice Lucarella, presidente della sezione Industrie Alimentari del Turismo e della Cultura, Cosimo Lanzo, membro del consiglio di amministrazione BCC Avetrana, Mauro Di Zio, vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, e Giuseppe Bellassai, questore di Taranto. A moderare l'incontro Nicola Mangialardi, giornalista esperto del settore agroalimentare e direttore di Assogal Puglia. Questa sera mira il convegno, oltre ad individuare alcuni punti critici della situazione attuale dovuti prima al lockdown e poi al post lockdown, ma mira anche a creare tutta una serie di relazioni, quindi che partono dal basso, organizzazioni di categoria, istituti di credito, ma anche a quegli enti che nel territorio adottano sistemi di repressione di mafie, agromafie o comunque situazioni che in questo periodo possono creare, diciamo, accessi a liquidità di illeciti. Quindi cercare di capire se ci sono delle lacune nel sistema di piccoli prestiti da parte degli istituti di credito e cercare di individuare le priorità per i piccoli, ma cercare di risolvere quei piccoli problemi che possono essere essenzialmente una piccola garanzia da dare a un piccolo artigiano, a un piccolo agricoltore per poter portare avanti l'azienda, perché magari si trova in situazione di pagare anche una bolletta di una corrente o pagare lo stipendio a un operaio, due operai. Quindi cerchiamo di tenere alta la guardia e di aiutare i piccoli e piccolissimi ad accedere ai finanziamenti. Le agromafie sono presenti comunque nell'ambito del territorio, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Non dimentichiamo che Confindustria rappresenta aziende del settore di trasformazione alimentare, quindi è una filiera che va dalla terra al prodotto finito sulla tavola o comunque nei ristoranti. Quindi è importante che l'azione di contrasto alle agromafie parta a monte e non a valle. La presenza anche di importanti relatori questa sera ci farà capire e comprendere meglio anche quali possono essere le azioni preventive e soprattutto quelle di coordinamento che ci possano mettere insieme come associazioni di categoria per combattere questo fenomeno. L'importanza di avere anche stasera qui la BCC di Avetrana, perché il tema legato anche alla mancanza di accesso al credito di molte aziende purtroppo favorisce anche l'accesso alle piattaforme criminali e quindi a un certo punto è un circolo vizioso dove tra agromafia e difficoltà di accesso al credito per le aziende si innesta appunto quella criminalità che chiaramente poi va a incidere su quelle che sono le aziende sane del territorio stesso. Noi andiamo a discutere un qualcosa che da anni noi discutiamo, è inutile che ce lo nascondiamo. Io facevo il sindacalista a livello regionale già nel 1985, discutevamo di agromafie, discutevamo di caporalato, discutevamo della difficoltà all'accesso anche al credito, perché ci sono lacci e lacciuole in tutta la pubblica amministrazione, è inutile che ce la nascondiamo. Però oggi ascolterò attentamente per vedere un pochino se l'Italia nella sua interezza ha fatto dei passi avanti in merito alla questione, perché se io nel lontano 85 discutevo di questo, probabilmente oggi dopo 30 anni, 35 anni discutiamo ancora di questi argomenti, beh, c'è qualcosa che non quadra nel sistema Italia. Credo che sia quello delle agromafie uno dei temi più scottanti ed attuali
e penso che un ragionamento delle valutazioni intorno al fenomeno si debbano assolutamente fare, soprattutto in un periodo come questo, che è un periodo post-lockdown di evidente crisi economica, che quindi si può prestare alla possibilità di infiltrazione da parte delle organizzazioni mafiose nel tessuto economico ed in particolare nell'ambito settore agricolo, che è uno dei più importanti della Puglia e che in qualche modo rappresenta il faro dell'economia pugliese. Quella di stasera è una bella occasione, per cui ringraziamo tutte le autorità e la CIA dei Due Mari e CIA Puglia, perché dà l'opportunità di parlare di un problema che l'agricoltura vive con grande rilevanza, cioè quella dell'accesso al credito, un problema che riguarda la strutturazione delle aziende agricole molte volte, ma riguarda anche un sistema bancario che tante volte non è strutturato, non è adeguato rispetto alla capacità di valutazione del rischio da parte dell'imprenditore agricolo e quindi non riesce a dare risposte adeguate. È calcolato in 1,3 miliardi di euro l'esigenza insoddisfatta di credito da parte del mondo agricolo. Questa impossibilità di soddisfare questa esigenza porta spesso conseguenze estremamente negative e a volte anche le peggiori possibili, cioè affidarsi a persone sbagliate quando non si riesce a trovare una strada diversa.